Ringrazio Gabrio Vitali e ringrazio naturalmente chi me l'ha fatto conoscere a distanza di tanti, tanti anni, perché ronza attorno alla nostra, insomma, alla nostra cultura e anche appunto alla mia da un po' di tempo, nel senso che lui è il cofondatore della Moretti e Vitali insieme al qui seguente Enrico, al qui presente Enrico Moretti. La Moretti e Vitali, io appunto finora ho conosciuto una persona importante per me e per i miei libri che è Moretti, Enrico Moretti, ma non conoscevo l'altra faccia della luna che era lui, Vitali. Dov'era questo Vitali? Finalmente nel suo nostos, e vediamo cosa vuol dire, è tornato qui, magari in qualche altra vita c'eri già stato, perché mi sembra di conoscerti, insomma. A proposito del nostos, che sarà uno degli argomenti di questo bel libro, dov'è? È qui. Allora, quindi ringraziando Carla Stroppa, ringraziando Enrico appunto Moretti per questo incontro, ovviamente ringrazio questo, come dire, studioso di antropologia, studioso di filosofia del linguaggio che è Gabrio Vitali, laureato come me in filosofia, ma non né a Napoli né a Milano, ma alla Sapienza di Roma. Ecco, è docente come me, come il sottoscritto, a Bergamo e a Bratislava. È stato anche docente di italiano all'estero, tu correggimi se appunto sbaglio. Quindi cofondatore non soltanto della Moretti d'Italia, casa editrice che ha qui Carla e Enrico presenti, ma anche della Lubrina, di questa edizione, giusto? Lubrina si chiama. E adesso, ecco, non c'è più. Adesso non c'è più, invece noi ci siamo ancora, cioè Moretti d'Italia c'è ancora. E ha scritto vari libri sulla poesia e sul linguaggio, per cui lui si intende soprattutto di questo. Questo libro, Odissei senza Nostos, che è già bello, devo dire, nel titolo, Odissei senza Nostos, Ulisse, noi siamo degli Ulissi senza il ritorno, ecco, è un libro che raccoglie i suoi interventi, lui è un conferenziere praticamente, quindi raccoglie delle sue conferenze sulla poesia, sulla letteratura, sulle grandi opere della letteratura. Ci accomuna, me e lui, anche voi credo, una grande passione per la letteratura che lui ha provato a trasmettere ai suoi alunni, appunto, immagino, facendo, quindi, trasmettendo anche questo amore per i libri, no? Come diceva Ricalcati, che qui è venuto, se l'insegnante non trasmette l'amore per i libri vuol dire che sta soltanto svolgendo i suoi programmi in maniera rigorosa e precisa, ma non sta facendo il suo lavoro, che però passa attraverso un atteggiamento carismatico, no? Come noi dobbiamo essere carismatici nei confronti dei nostri alunni, ma soprattutto trasmettere l'amore per la poesia, per la prosa, per il libro. E come io spesso dico, in qualche periodo, ricordo soltanto gli insegnanti che mi hanno fatto leggere, gli insegnanti a cui è legato un libro che mi hanno consigliato, l'ho detto anche l'altra volta, è una cosa che spesso dico, degli altri possono essere anche dimenticato. Se il mio nome per un mio alunno verrà associato ad un libro di Montaigne, di Joyce, di Beckett, beh, allora avrò già fatto il mio dovere. Allora, intanto il titolo è molto bello, io mi prendo un po' di tempo, un quarto d'ora, perché poi lui, essendo anche un bravo conversatore, potrà dilagare e leggeremo dei brani da questo libro. È un libro tratto da conferenze. E, allora, Odissei senza Nostos, è chiaro che il titolo è già appunto esplicativo, e si fonda soprattutto sul, mi pare, il secondo saggio che parla proprio dell'Ulisse di Omero. Ecco, c'è una tesi in questo libro, che c'è una circolarità in ogni opera d'arte, soprattutto in ogni romanzo, ma anche in ogni opera letteraria, fra praticamente, ecco, lo dico in greco, il nostos e l'exodos. Cioè il nostos è il ritorno, no? Da cui la parola nostalgia, dolore del ritorno, che Ulisse, da cui Ulisse è afflitto. E l'altra è exodos, che praticamente è l'esodo, no? Praticamente il viaggio di andata in cerca, però, dice lui molto bene, di un altrove. Ecco, lui pone già questa circolarità, l'andare e il venire, il partire e il tornare, che fanno parte appunto del viaggio, potremmo dire anche del romanzo moderno, che è tutto fatto così, no? La peripezia che naturalmente ti porta verso uno scopo, che molto spesso è il ritorno e qualche volta è anche il punto da cui tu sei partito. L'Itaca che tutti dovremmo avere, la patria.
Ecco, fra questo viaggio di ritorno e il viaggio di andata, per esempio, il viaggio di Esodo, si misura la circolarità del viaggio di Ulisse, raccontato da Omero. Ecco, allora, c'è una cosa particolare che lui dice a proposito. Se è vero che in ogni opera c'è un viaggio di andata e di ritorno, c'è un ostos e c'è un exodus, è vero che anche nell'opera c'è una, come dire, vita che si cerca attraverso la trama di un destino. Ecco, la frase buttata così magari è un po' ostica. Cosa vuol dire una vita cercata attraverso la trama narrativa di un destino? Che secondo Gabriel, anche secondo me, raccontare una vita, in qualche modo andare alla ricerca di quel senso, cito anche le mie maschere del senso, che è l'orientamento, dato e ritrovato in una vita apparentemente caotica, apparentemente dispersiva, il viaggio della tua vita. È come se a un certo punto apparisse attraverso una cartina di tornasole la trama di un destino attraverso il racconto di una vita. Ecco, e allora, questo detto così va tutto chiaramente appunto spiegato. È chiaro che noi vorremmo coincidere in qualche modo col nostro destino, dando senso alla nostra vita, perché comunque ha un orientamento che poi si configura nella trama, nel disegno di un destino. Ma è lì il problema: siamo proprio convinti di cercare il nostro destino o siamo convinti anche che c'è in noi una forza di fuga dal destino? Anche in questo caso il nostro essere il ritorno alla nostra patria, alla nostra origine. E l'exodus potrebbe anche essere la fuga dalla patria e anche la fuga dal dover configurare la propria vita in un senso. Io ne parlo nel mio libro, poi magari te lo farò leggere, anch'io parlo nel mio libro di questa doppio atteggiamento dell'uomo che vuole al tempo stesso tornare e fuggire. Noi siamo così, siamo sempre fra fuga e ritorno, fra patria ed esilio. E non ci accontentiamo né dell'uno né dell'altro. Ulisse non si accontenta di essere fuori Itaca, ma non si accontenta manco di Itaca. Tant'è vero che quando poi ritorna a Itaca, la sua è come un po' a volte la casa dei doganieri, dove il vento ti porta via, no? Ti porta via. Ecco, e questo è un po'... Allora, noi nel romanzo moderno, che poi c'è, dall'opera antica al romanzo moderno, c'è questa continuità, no? Che la peripezia è proprio la ricerca di un senso che passa attraverso l'oscillazione fra il tornare verso una patria, quindi ricercare l'origine, possiamo dire, e l'andarsene. Solo che paradossalmente, se ho ben capito, poi Gabriel mi correggerà, è proprio il non volere conoscere il tuo destino attraverso una trama narrativa, per esempio, totale, a permettere il racconto. Cioè, è proprio l'essere fuori dal nostos definitivo, è proprio l'essere fuori da Itaca, dalla nostra patria, è proprio l'essere in esilio che ci permette l'avventura del racconto. E dico questo perché ci sono delle bellissime pagine su quello che tutti appunto ricordano, il canto delle sirene. Lo spiegherà magari meglio lui. Allora, il canto delle sirene per Ulisse è un al tempo stesso una tentazione, dolcezza, amore, morte, abisso. Potremmo dire la dolcezza della poesia e anche la dolcezza del morire, tutti insieme, e al tempo stesso una tentazione e un pericolo. Qual è il pericolo? Non soltanto quello di farsi riassorbire dalla poesia, dal canto originario delle sirene, ma di non raccontare più. Cioè, paradossalmente, io l'ho letto in questo modo nel tuo libro, la ricerca della configurazione di un destino, se è una ricerca arrivata al porto, non ti permette più di viaggiare con la parola. Perché intanto almeno ritorni da qualche parte. Ma una volta che sei tornato da qualche parte, nella tua Itaca, che cosa racconti? Vivi la tua vita non più di Odisseo senza Nostos, ma di Odisseo con Nostos incorporato e quindi un Ulisse accasato, che non esiste. È quasi un ossimoro, no? L'Ulisse non in esilio. Ma in questa oscillazione lui vive. Per cui è chiaro che da una parte potrebbe essere questo libro inteso come l'esaltazione della terra, della patria, del ritorno, del Nostos, dell'origine. Dall'altra però mi sembra di leggere, fra le tue righe, anche l'esaltazione dell'esilio.
ossia del non tornare ancora. È questo che permette l'Odissea. È come dice a un certo punto, in maniera molto originale, Gabrio, come se Omero avesse detto attento a se stesso. Guarda che se questo qui si fa affogare nel canto delle sirene o ritorna naturalmente nella sua Itaca, l'Odissea finisce. Infatti noi per Odissea intendiamo il viaggio continuo, viene da Odisseo, dal nome. Il viaggio finisce quando tu incontri il tuo destino. Questo è il punto che io ho trovato abbastanza originale. Perché incontrare il proprio destino, in questa collana junghiana in cui tu hai pubblicato, che cosa vuol dire se non incontrare la propria individuazione? Attraverso una peripezia che ti individua. Però attenzione, noi siamo fatti in modo tale che ogni individuazione, quando viene a bomba, alla sua Itaca, ha bisogno di una disindividuazione, di un salto, di una fuga, ancora. E la vita, come dire, oscilla fra queste due dimensioni, andarsene e tornare, andarsene e tornare. L'Odissea descrive questa circolarità di nostos, ritorno, ed exodos, di ricerca dell'isola e poi di fuga dalla stessa isola. E invece la nostra è l'epoca dell'isola che non c'è. Questo possiamo dire. C'è dell'Itaca perduta, e proprio perché è perduta, ricercata e perduta, dice Gabriel. Allora, intanto lui poi fa successivamente una critica della frammentazione specialistica delle nostre tecnoscienze, ossia il sapere che lui critica, il sapere appunto moderno in maniera abbastanza forte, è fatto di tante discipline che parcellizzano l'uomo, lo frammentano e tutto fa parte ovviamente siamo delle appendici della tecnoscienza sostanzialmente, quindi manca il momento unitario. Ora invece la poesia è la nostra salvezza, non dico che la poesia salva la vita come nel libro di Donatella Bisutti, però la poesia senz'altro è una forma soteriologica, per dirlo con una parola difficile, una forma di salvezza. La lingua salva, la lingua poetica salva. E allora lui dà a questa, alla poesia, a partire da Omero ma non solo, dà una funzione ovviamente salvifica, ma anche una funzione etica, e poi vedremo quante funzioni ha il linguaggio. Lui è uno studioso del linguaggio e sa benissimo come anche psicologicamente il linguaggio apre i pensieri, e a volte non viceversa, anche viceversa. Cioè le parole che ha a disposizione contro la orribile semplificazione di parole del nostro tempo, lo zapping e i monosillabi dei miei alunni, contro questa semplificazione naturalmente la poesia reagisce nell'unica maniera che può reagire, ossia tornando alla parola nel suo valore originario, per esempio anche la sua etimologia, e andando a pescare nella parola il polisema, cioè il carattere polisemantico delle parole. La parola come espansione, perché se tu assottigli le parole, se le parole si riducono, come nel linguaggio dei nostri giovani, si riduce anche la capacità dell'orizzonte del pensiero. Questo lo sanno i linguisti, no? Lo sa anche Galimberti, lo dice Umberto, no? L'orizzonte del pensiero è veramente ristretto dall'orizzonte della parola. Dimmi quante parole usi durante il tuo discorso solitamente e ti dirò quanto pensi. Lo so che è un po' sbrigativo. Oppure ti dirò la qualità di del tuo pensiero, contro la semplificazione del linguaggio. Ora, il mondo, e qui magari ti incontri anche col discorso che fa Carla Stroppa nei suoi libri, non soltanto va ridetto, ma va reimmaginato. E questa è una cosa bella che dici. Dobbiamo tornare a immaginare il mondo. Perché noi lo viviamo anche sulla base di come lo preimmaginiamo. In questo caso l'immaginario non è ciò che viene dopo il sapere, è ciò che viene prima. E lo sanno tutti gli studiosi delle letterature antiche, soprattutto greche. Il canto e l'immagine viene molto prima, la visualizzazione di ciò che il mondo potrebbe essere viene prima di come il mondo è, e l'immagine sta al di qua della realtà. Quindi aumentare il linguaggio vuol dire anche tornare alla potenza immaginaria del linguaggio, o immaginifica e simbolica, chiaramente, del linguaggio. Il simbolismo apre, la parola a volte, quando è usata in questa maniera, chiude.
Lui chiaramente ricorre spesso, ci ricorda che la poesia è un fare, è un poiein, non è soltanto un parlare. E a proposito del canto del desiderio, tornando un attimo, dice una cosa bellissima, Gabrio: solo chi torna può raccontare. Ora, se le sirene impediscono a Ulisse di tornare, Ulisse che riesce a sentirle però senza i tappi di cera nelle orecchie, a differenza dei suoi compagni, vuol dire che Ulisse fa l'una e l'altra cosa: sente il canto originario della terra e al tempo stesso lo scavalca. Ma deve scavalcare le sirene, che poi sono la madre, che al tempo stesso seduce e stritola, il volto stritolante della madre, che pure è anche la madrelingua, insomma, è tutto un circolo di simboli. Solo chi torna può raccontare, cioè solo l'Odissea con Nostos può raccontare. Però attenzione, occorre aggiungere il fatto che il Nostos non sarà mai, soprattutto per noi moderni, definitivo. Noi non torneremo mai, mi pare di aver capito, a casa. E qui ci sono delle cose della Zambrano che assomigliano anche a questo elogio del, insomma, misurato, perché poi tu giochi con entrambe le cose. Itaca va bene, ma va bene anche il viaggio. E la narrativa è soprattutto viaggio, soprattutto il romanzo, attraverso le sue fasi di peripezia. Ecco, a un certo punto non soltanto le sirene tentano di bloccare questo Odisseo, no? Di fermarlo nell'incanto del mare, quindi nella morte madre, perché qui il mare è morte ed è madre. Ma praticamente c'è qualche altra cosa che prova tantissimi episodi, no, dell'Odissea, in cui Ulisse è frenato e quindi è rallentato nel suo ritorno. Fino a, per esempio, l'isola di Ogigia, o anche l'isola dei Feaci, da cui poi riparte col suo racconto, c'è sempre la tentazione di una pausa, ma questa pausa ha l'apparenza dell'eternità, anche con Circe. Cioè, quando Ulisse si ferma in queste zone, in queste isole, in queste terre, entra dentro una dimensione eterna, ma anche qui l'eterno non si concilia con il racconto, perché l'eterno è senza storia. Il canto delle sirene è senza storia, il canto delle sirene è eterno. Ogigia, l'isola che lo fa, è senza storia. Quindi lui entra come dentro un pericolo nel senza storia, nell'eternità di quel presente magico, no? Di quell'Eden che ogni tanto lo avvolge. Ma il rischio è sempre quello di non uscirne, come uno che viene ipnotizzato dall'Eterno. E questo è vero, dice anche Ricoeur, il narrativo non ha a che fare con l'Eterno, noi siamo nel tempo. E soltanto proprio perché abbiamo fatto, facciamo ogni volta che stiamo all'interno di un'oasi di eternità, Ricoeur parla del racconto collegato al tempo. Quando noi a un certo punto viviamo un'oasi, quando noi viviamo dentro un'oasi di eternità, quell'oasi, ecco, abbiamo intanto delle persone che ci guardano, dell'oasi che tutti quanti cerchiamo, no? Chi è che non cerca l'attimo eterno? Anche Goethe, no? L'attimo eterno. Però a un certo punto, per raccontare e per vivere la vita come racconto, come Odissea, abbiamo bisogno di strapparci da quell'ipnosi, dall'ipnosi dell'Eterno. Sarebbe bello, no? Vivere nell'Eterno, ma se o viviamo nell'Eterno o viviamo nel racconto, cioè nella caduta dall'Eterno. Parlo in termini quasi gnostici, no? Nella caduta da quell'Eterno. Vado avanti velocemente, altrimenti dico tutto io. Posso? Per carità. Ah, sì. E allora, dunque, di Junghiano qui c'è il termine iniziazione che lui usa, e anche il termine iniziatico. Il viaggio di Ulisse è un viaggio iniziatico. Molto spesso i romanzi sono, cioè i poemi e i romanzi anche moderni sono iniziatici, ma lui cosa fa? A un certo punto passa a quegli altri grandi viaggi iniziatici che ci hanno formato, tutti ci hanno formato. Enea, il viaggio iniziatico di Dante. Il viaggio iniziatico addirittura lui mette in questa gamma dei significati addirittura il Decamerone di Boccaccio, che ha un suo andamento praticamente iniziatico, si va verso, ricordate, la morte, la peste, si parte dalla devastazione, quindi dal Thanatos, potremmo dire,
e si va verso, si sublima verso gli ultimi novelle del Boccaccio. Ecco, e noi? E noi moderni? Beh, cosa siamo noi? Questo siamo, se ho ben capito. Ulisse è un Odisseo con Nostos, anche se apparentemente poi il suo ritorno riporta alla volontà di una fuga, ancora quella stessa fuga che poi Dante, con cui Dante lo ha punito sostanzialmente, ricordate il mito delle colonne d'Ercole, immaginando un Ulisse che continua a voler viaggiare, malgrado Zeus gli spalanchi, come dire, lo fermi, lo blocchi, ma in lui c'è l'impulso a continuare appunto a viaggiare. Questo impulso per Dante, per il medievale Dante, era peccaminoso, perché era la iubri, era la, come dire, la sconfitta del limite, la sconfitta della creaturalità. Cioè io sono una creatura e vorrei andare oltre le colonne d'Ercole del limite, vorrei eternizzarmi, come fa Dante quando si, che usa il termine di farsi divino, aspetta, il termine indiarsi. Ecco, Dante riesce a indiarsi perché è Dante. Ulisse prova naturalmente a scavalcare le colonne d'Ercole, ma finisce in questo grande buco nero che lo ammazza. E quindi la parte che mi piace proprio questa, vado verso la fine, questo intreccio tra le fila del viaggio e le fila narrative. Quindi il viaggio è sempre una il narrare, perché raccontiamo? Perché siamo alla ricerca di quella filigrana che dovrebbe corrispondere al nostro destino. Potremmo anche dire il nostro sé, se è possibile usare questi termini. Noi viaggiamo per cercare nel racconto il nostro sé. Ma allora cosa vuol dire? Che la parola è fondamentale. Siamo sempre alla ricerca di un'armonia perduta, un'Itaca che non c'è, l'isola che non c'è, e poi cercata, perduta. La nostra è una impossibilità di ripartire dal canto delle sirene, quindi dall'origine e dalla morte. Quella morte che l'età moderna, dice giustamente Gabrio, rifiuta addirittura di pensare, a partire da Pascal forse. E quindi, ecco, il narrare è una ricostruzione, diciamo, del senso. Noi siamo costretti a raccontare per dare senso a qualcosa che probabilmente si sta spappolando nel mondo moderno. E c'è un bellissimo saggio di Gabrio sul rapporto fra la poesia e la luce, la poesia della luce. Ci sono i grandi poeti che forniscono luce. I grandi poeti sappiamo chi sono: Leopardi, Pascoli, Dante. E qui inserisce un altro poeta della luce, che qui naturalmente è di casa, tra Moretti, Carlastroppa e lui, perché si chiama Luigi Meneghello. Non tutti conoscono Luigi Meneghello, uno dei più grandi narratori del Novecento, l'autore di Libera Nossa Malo, che consiglierei a tutti, un grandissimo romanzo, e dei Piccoli Maestri, è stato uno dei più grandi narratori del Novecento, ha insegnato a Londra, faceva appunto insegnante a Londra, ma secondo me non è stato benissimo trattato dalla tanto è vero che sono quelli che non lo conoscono. Allora, Gabriel Meneghello sarebbe passato nel dimenticatoio, l'ha sdoganato lui addirittura. Sul serio, ecco, questa è una notizia. Dopo anni che lui se ne stava a Reading in Inghilterra, a un certo punto questo ragazzo, allora un ragazzo, ha scoperto il Gigi e è andato praticamente sulle tracce del Gigi, praticamente riproponendolo, facendolo conoscere e dando poi dopo dell'opportunità a Meneghello, che essendo un tipo schifo se ne stava tranquillamente dall'altra parte. Ho detto bene? Così diceva Cesare Segre, ma insomma, è lui, ma sono delle persone gentili. Certo, però diciamo che non se ne vanta nel libro di essere lo scopritore di Meneghello. Però a proposito di Meneghello, lui dice una cosa molto bella, dice che perché qui sono poeti della luce? Non perché, come dire, la luce li investe come se fossero dei mistici, ma perché loro con la parola contribuiscono ad aumentare la percezione delle cose luminose. Io
penso sempre a Proust, il grande poeta contribuisce con la parola ad aumentare la percezione della luce delle cose e anche delle persone e anche delle emozioni. Quindi non ha bisogno di essere illuminato lui, la luce è dentro la parola. Ecco perché lui a un certo punto dice la parola produce, scava, cioè fornisce luce. E finisco con queste considerazioni. Chiaramente la funzione della poesia è quella che ci può portare via da questa condizione di Odissei senza Nostos, perché la poesia ha una funzione, tra l'altro si è ancora anche occupato di politica, ha una funzione civile, ha una funzione educativa, ha una funzione pedagogica, ha una funzione etica, ha una funzione storica perché ci riporta alle radici, ha una funzione, questa è una bella parola, che ormai si sta degradando, utopica, ci porta fuori dal luogo. C'è un brano che poi vorrei far leggere, in cui lui dice: io appartengo a una generazione in cui due cose erano importanti per noi, la lingua e il gesto, la parola e il gesto. La parola era la poesia, il grande amore che avevamo per la poesia, il gesto era la politica. Ora, mettere insieme queste due cose non è facile, infatti molto spesso vengono separate, no? Però c'è una connessione che lui vede tra queste due cose, fra l'amore per la politica nel senso greco della parola ovviamente e appunto l'amore per la poesia. Il rapporto fra poesia e verità, il rapporto fra la poesia e lo stile, come diceva appunto Nietzsche, io amo i poeti, gli scrittori che hanno un grande stile dentro, uno stile non è che si inventa. La poesia ha una sua coralità. Perché la sua coralità? Perché io non parlo per me, se sono un grande poeta. Leopardi non ha parlato per sé, malgrado la componente autobiografica. Non ha parlato, ha parlato per noi. Ecco la funzione politica della poesia. Il poeta parla in modo corale. Corale. E ecco, e quindi il libro si chiude con un messaggio, diciamo, di ottimismo, di uno che ha insegnato, di uno che ha lavorato con le parole. Si chiude anche con un bel raccontino gustoso sull'infanzia, le scuole elementari, un bellissimo episodio di rapporto tra una maestra e i suoi alunni, devo dire molto gustoso. Cioè, il libro finisce con un racconto letterario vero e proprio, no? Scritto tra l'altro in corsivo, non so se abbiamo il tempo di leggere qualcosa, di un sapiente, proprio tutti gli anni, cos'erano, 50, 40, 50 vengono fuori da questo... Era l'anno scolastico 61, 61. 61, esatto. Mi ricordo queste scuole elementari con la maestra, con la tutina, no? E gli alunni con la loro veste, insomma, il loro abito. Il grembiule. Speranza, amicizia, pace. Questo produce la poesia. Potremmo dire amen. Non lo so, potremmo dire che il libro si conclude con questo messaggio, per cui la poesia non soltanto apre la mente attraverso il linguaggio, ma apre anche all'amicizia. E qui questa cosa ci sta molto bene. Io ho sempre detto, il Salotto Caracci si basa su una scommessa a Milano difficile, il rapporto tra cultura e amicizia. Qualcuno mi ha detto, ma che c'entra? Che c'entra la cultura con l'amicizia? Porca miseria. Così ti hai detto. E allora uno si arrende. In greca diciamo filia. Che c'entra la cultura con l'amicizia? Ecco, la mia scommessa è questa, vado controcorrente anch'io, ecco, rispetto alla competizione, alla concorrenza, al narcisismo, all'egotismo degli scrittori. Non ne possiamo. Al profitto. Ricordiamo che il Salotto Caracci è totalmente no profit. Vabbè, non voglio fare grazie. Però è vero. Lo spirito è questo. Lodarsi in casa propria. Però, ecco, e c'è questa parola alla Ernest Bloch, che è la parola speranza, ecco. Oltre alla parola amicizia, oltre alla parola pace, perché si parte dalla considerazione finale che siamo ancora in un'epoca di conflitti e di guerre, e sostanzialmente la poesia non ha mai prodotto guerra. Magari ha parlato sulla guerra, Quasimodo, Ungaretti, ricordate, ma non ha mai lei prodotto guerra. E quindi la poesia, come produce un linguaggio nuovo, una luce nuova, così appunto produce anche quella cosa che si chiama pace. C'è solidarietà tra noi, nel nome e nella luce del linguaggio, produce quindi speranza. Bene, allora adesso lascio la parola appunto a Gabrio, ovviamente per averlo ringraziato di essere venuto qui, aver ascoltato questa lunga... Sì, possiamo naturalmente anche leggere. Da dove partiamo?
non lo so, posso dire delle cose io? Certo. Allora, innanzitutto ti ringrazio dell'invito e di queste belle cose che hai detto, di questa lettura partecipata e profonda delle cose che ho scritto. E una precisazione sulla casa editrice. Sì. Quando è nata la casa editrice, io ero appunto da qualche anno, 5 mi pare, nella Lubrina, che avevo messo insieme a questo Pierluigi Lubrina, e Enrico e Carla mi hanno chiesto se in qualche modo potevano collaborare a questa cosa. Questo Lubrina non voleva, e allora Enrico mi ha convinto a lasciare questa Lubrina e a mettere insieme questa nuova casa editrice, che allora era il 90, mi pare, no? Enrico? 89. 89, sì, 89, sì, 89. I primi libri sono usciti nell'89, tutto bene. Il primo libro è uscito nel 90, ma no, nell'89 abbiamo costruito la casa editrice, alla vigilia della caduta del muro di Berlino. Sì, esatto. E infatti il primo libro si chiama Turbare il futuro, che è parte dalla... E abbiamo avviato insieme questa cosa. Allora Carla stava più appartata, poi io ho fatto delle altre scelte, ho fatto un lungo lavoro di organizzazione culturale a Bergamo, ho fatto rassegne di poesia, il premio di poesia San Pellegrino, altri, una serie di attività che mi occupavano tutto l'anno. C'era allora il problema anche dei conflitti di interesse: se io avessi fatto delle iniziative che coinvolgevano gli autori della mia casa editrice, Bergamo è una città piccola, così. E poi questa cosa qui ha fatto sì che, da quando io me ne sono andato, mi sono allontanato, la Moretti Vitali, che, nella quale Enrico cortesemente ha mantenuto anche il mio nome, è diventata una grande casa editrice, quindi vuol dire che alla fine ho fatto bene ad andare, anche perché Carla si è impegnata di più, evidentemente le cose sono andate molto, molto bene. Io sono orgogliosissimo che mi venga riconosciuta da loro questo ruolo iniziale, ma la casa editrice è un'opera di Enrico e iniziatico. Però l'incipit è importante. Sì, certo, grazie. E sono molto per esempio, contento. Crassi per avimus equor, no? La frase che contraddistingue questa casa editrice, non l'ho inventata io, inventata lui. Che è una frase dell'Eneide, è un verso dell'Eneide che dice: domani sì che navigheremo al largo. Beh. Siamo sempre lì. Cos'è il motto della casa editrice? Sì, sì, è sotto il nostro simbolo. Quindi noi aspettiamo domani questo crash per poter dire abbiamo navigato all'alto. E niente, quindi io sono stato felicissimo quando ho deciso di mettere insieme questo libro che Enrico e Carla abbiano accolto subito con entusiasmo l'idea di pubblicarlo. Mi sembrava bello che insomma entrasse nei cataloghi della casa editrice che in qualche modo avevo, che portava il mio nome, che avevo cominciato a fondare. Precisato questo, come nasce questo libro qui? Nasce in questo modo, nasce dal fatto che a un certo punto mi sono reso conto che alcune delle cose che avevo scritto, se le avessi tolte dall'ordine cronologico con cui le avevo scritte e le avessi ricomposte secondo un ordine invece di senso, funzionavano come un discorso coerente, cioè un inizio e una fine messe nella successione che appunto non è cronologica, in cui poi sono state montate in questo libro con pochissimi, quasi impercettibili ritocchi. L'idea del titolo di Sei senza nostro c'è un po' che ce l'ho in testa, perché nasce sostanzialmente da questa lettura antropologica. Cioè, quando da ragazzo universitario studiavo la morfologia della fiaba e queste cose qui, le ricerche sulle origini storiche dei racconti di fate di Prope, la sua polemica con Levi-Strauss, avevo notato appunto che qualsiasi tipo di narrazione nella nostra cultura occidentale ha la stessa struttura
dei racconti iniziatici, che sono la ritualizzazione dei percorsi iniziatici che si facevano una volta. Cioè un eroe che a un certo punto lascia un posto, deve affrontare delle prove, ha un aiutante magico o un'aiutante magica, e affronta l'avversità, l'nemico, rimane segnato e quindi trasformato, e poi rientra e rifonda il mondo, perché il mondo è diverso da come lui l'aveva lasciato, e il matrimonio con cui si concludono le fiabe è proprio la ricostruzione di un'altra fase del mondo. Questa idea della partenza e del ritorno, trasformati e per trasformare, è l'idea che c'è dietro l'Odissea, dietro l'Eneide, dietro la Divina Commedia, anche nella narrazione del Decamerone, non tanto per l'esito del Decamerone, quanto per il modo come nasce. C'è una città, cioè la civiltà, distrutta dalla peste, che non uccide non solo i corpi, ma anche i rapporti, le relazioni, le leggi, i diritti che la città ha elaborato come forma di civiltà. Infatti ci sono soprusi, devastazioni, latrocini, omicidi, perché nessuno più controlla nessuno, e questi narratori che appunto ricostruiscono, infilandosi in una campagna equilibrata sia eticamente, perché sono dei coltivi, dei campi coltivati, sia esteticamente, perché sono dei giardini, quindi con l'intervento estetico dell'uomo sulla natura, in questa dimensione etico-estetica nasce il racconto. Nel giardino, l'Hortus Clausus, nasce il racconto, e questo racconto ripropone quella vita che nella città era stata storicamente perduta. L'esperienza dell'umanità si basa proprio su questo, sul nostos, che è il viaggio della civiltà quando la civiltà diventa stanziale, e quindi attorno alla propria città, al proprio villaggio si muove, non so, l'agricoltore, per dire, che va nel campo e poi torna, e il silos dove lui raccoglie il grano è il centro del suo mondo, che ha una dimensione circolare. E c'è la linearità invece del viaggio del cacciatore o del mercante o nelle fasi successive, che invece è lineare. Cioè il problema è andare da un'altra parte. È importante che l'oggi non sia uguale allo ieri, ma che sia diverso dallo ieri, anzi, perché sennò vuol dire che il mio viaggio non ha raggiunto il successo. Mentre per il contadino è importante che ritornino le stagioni, che ci sia di nuovo la stessa cosa che c'è sempre stata, che questo dà sicurezza, mentre lì nell'idea lineare. E l'unione della linearità e della circolarità è la spirale. E la spirale è proprio, se volete trarre una figura del movimento della civiltà umana sulla Terra, la si può raffigurare come una grande e continua, ininterrotta spirale, fatta appunto di esodi e ritorni, esodi e ritorni. Non a caso la spirale è anche la struttura del DNA, cioè la struttura della vita. Ed è la struttura della lingua, la spirale, soprattutto della lingua poetica. Perché nella linearità della scrittura c'è la radialità, cioè la circolarità dei significati, delle aree di significato che stanno attorno ad ogni parola. E che appunto la poesia rende più evidenti, che rende più, che libera nel modo migliore di qualsiasi altro linguaggio. E c'è un problema però dentro questi racconti, che è appunto il canto delle sirene. Che cosa cantano queste benedette sirene? Perché a un certo punto Kafka dice che quello che lo spaventa di più non è tanto il canto delle sirene, ma il loro silenzio. Perché è evidente che nell'Odissea le sirene rappresentano un buco nero che rischia di assorbire l'opera. Se Ulisse si ferma, il suo destino si compie e l'Odissea non c'è più. Cioè un buco nero dove l'opera sparisce, una specie di mise en abîme, no? Una messa nell'abisso dell'opera stessa. Però il canto delle sirene rappresenta anche una dimensione, siccome lui, Omero lo descrive come qualcosa di irresistibilmente armonioso, piacevole, di incantamento, insomma le parole che usa Omero in greco, poi tradotte, sono di questa natura,
vuol dire che le sirene raccontano qualcosa che ha a che fare con una tensione inesausta, non solo dell'uomo ma anche della scrittura. La scrittura che cerca di arrivare a quello che non si può dire, una tensione permanente nella scrittura che si muove verso l'ineffabile, verso ciò che non è possibile dire, proprio perché la sua armonia, la sua bellezza, la sua pacificazione in qualche modo non rientra nella possibilità espressiva del linguaggio umano. Questa cosa la spiego poi bene nella questione di Matelda del Paradiso Terrestre, cioè Dante incontra Matelda nel 28° canto, nel pieno Paradiso Terrestre, e Matelda gli dice che il Paradiso Terrestre, lei è come una sirena sostanzialmente, e Dante si innamora di lei, vorrebbe raggiungerla, però per fortuna c'è di mezzo il Lethe e quindi non riesce a scavalcarlo, se no si tufferebbe ad abbracciare. E in realtà non raffigura un personaggio storico o mitologico in qualche modo rielaborato da Dante. Secondo me, proprio per una serie di ragionamenti che si possono fare per tutto il Purgatorio, che è anche un grande trattato sulla poesia contemporanea a Dante, il Purgatorio, in vari episodi, buon aggiunto a Viciani da Lucca, Guinizelli, eccetera, eccetera, è la conquista del linguaggio di cui Dante ha bisogno per poter parlare del mondo di Dio. Infatti è la conquista della maturità della sua poesia. E infatti Matelda gli dice: questo posto, il Paradiso Terrestre, soltanto i poeti hanno intuito la loro esistenza, l'hanno preso per il Parnaso, lo chiamavano Parnaso, ma in realtà era questo paradiso, cioè il luogo dell'armonia, di un'armonia primigenia e perduta a cui tende la civiltà umana e l'uomo stesso nella sua vita. A noi, ma anche nel passato, al di là delle convinzioni religiose, ci è restituita soltanto dalla scrittura. Non ce l'abbiamo più come esperienza di vita, ma ce la dà la scrittura. Ulisse vuole tornare perché non vuole essere cacciato fuori dalla storia. L'eternità di Ogigia, di Calipso, o la perfezione della polis dell'isola dei Feaci, di Scheria, è in realtà un luogo in cui la storia non c'è più. Lui invece vuole essere protagonista della storia, del proprio destino, vuole tornare, vuole costruire il ritorno. Fin da quando parte per Troia, Odisseo è l'unico eroe che si preoccupa di tornare. Perché il problema non era tanto conquistare Troia e liberare Elena, o riprendersi Elena, quanto il tornare a Itaca e riprendersi Penelope. È questo a cui si muove inesausto tutto il personaggio di Ulisse nell'Iliade e poi ovviamente nell'Odissea. Cioè ricostruire la propria storia, che quel grande avvenimento, che non a caso storicamente ha buttato per aria tutta la civiltà micenea, a partire dal 1189, la guerra di Troia, poi provoca la scomparsa della civiltà micenea e cretese dal Mediterraneo, nel momento della sua acme sparisce. È come se la scrittura della omerica, che poi è stata raccolta in secoli successivi, mi pare a partire dall'VIII secolo, quindi dopo il Medioevo ellenico, in realtà l'Odissea ha come memoria di questo disastro. Ed è Ulisse è quello che cerca di sfuggire. Infatti Ulisse è l'eroe più moderno di tutti gli eroi dell'epica classica, perché è l'eroe della politica, non è più l'eroe della guerra, non è più l'eroe della forza, è l'eroe della capacità politica di dare un senso alla storia, così come il racconto che parla di lui cerca di dare un senso all'esistenza. Questa cosa qui però non è soltanto qualcosa che si può ricavare dai linguaggi, dagli autori classici. Anche nella scrittura degli autori contemporanei, non so, io qui parlo di Meneghello perché era mio amico, perché lo amo tanto, perché è stato per me
uno scrittore maestro, un rivelatore di tante cose, però lo potrei dire per Mario Regonister, lo potrei dire per altri scrittori contemporanei, non so, per dirla, una recentissima, relativamente recente come la Melandri, la Francesca Melandri, o Cesare De Marchi, insomma, la questione è questa qui. Il problema lì è che senso ha l'esperienza, qual è il significato della nostra esperienza. E Meneghello dice, il significato dell'esperienza è l'esperienza stessa, basta saperla scrivere, cioè basta saperla trasformare in quella particolare forma dell'esperienza che è la scrittura, perché la scrittura non soltanto ti restituisce il senso delle cose, ma lo rende accessibile a chi quell'esperienza non l'ha fatta, la fa diventare qualcosa che fa parte, di cui fai parte anche tu, che pure non c'eri, che pure hai fatto esperienze diverse. Per questo quando noi leggiamo un'opera poetica o un'opera d'arte, abbiamo sempre l'impressione che queste cose, ma guarda, l'avevo pensato anch'io, ma no, è simile a quello che mi è successo, dice le cose che provo anch'io. Perché? Perché in realtà l'opera d'arte ti restituisce una parte di te che tu non sapevi di avere o che non hai mai avuto occasione di sperimentare. Ecco perché riconosci te stesso in una poesia, in un verso, in un passaggio di un libro, in un'esperienza scrittoria generale. Perché la capacità della scrittura è restituire, in modo che tu la senta, la viva come tua, l'esperienza umana della vita e del mondo. Questa capacità della scrittura è l'unica che ci è rimasta, perché noi non abbiamo, nella dispersione della globalizzazione, non esiste più un luogo dove misurare almeno un temporaneo nostro, un luogo di appartenenza. Il nostro luogo di appartenenza è la nostra cultura, come dice la citazione di Meneghello che ho messo all'inizio del libro, che cos'è una patria se non un ambiente culturale, cioè conoscere e capire le cose e condividerle, aggiungerei io. E quindi è questa la funzione civile della letteratura, non è tanto il fatto che parli di politica, ma che ti consegna questa continua possibilità di riflettere su ciò che vale davvero nell'esperienza umana e quindi nella civiltà. E lo fa attraverso il magistero del linguaggio. Insomma, i medievali pensavano che bisognasse educarsi a delle arti per usare il linguaggio, che bisognasse educarsi alla grammatica, alla retorica o alla dialettica, cioè per pensare, comunicare in parole quello che si pensa, per organizzare discorsi scritti o discorsi verbali bisogna educarsi, è un'arte, non è una roba che uno fa così, prima fa il dentista, poi fa il vicepresidente del Senato, non funziona così il mondo. E in più, dal punto di vista della cultura cristiana medievale, la somiglianza di Dio e l'uomo, cioè l'uomo fatto immagine e somiglianza di Dio, era pensata soprattutto rispetto alla parola. Noi veniamo da una civiltà della parola. La Bibbia si apre con un Dio che crea attraverso la parola, disse la luce fu. Te la dice. E il Vangelo di Giovanni dice all'inizio era il Verbo, e il Verbo era tutte le cose. E in effetti, se voi ci pensate, noi pensiamo parole. E se non ci fossimo noi che diamo parole alla realtà, è come se la realtà non ci fosse. Perché non c'è modo, non c'è nessuno che la dice, cioè la pensa. E quindi la parola veniva avvertita come qualcosa di misterioso e di magico, il linguaggio. E quindi c'era questa parentela con Dio, perché la parola di Dio crea, la parola dell'uomo dà senso alle cose, la parola di Dio salva, incarnandosi nella storia, la parola dell'uomo dà senso alla storia. E la forma più alta di parola è la poesia, per questo Dante scrive in poesia, pianta lì il De Monarchia, il Convivio, che volevano essere delle opere che in qualche modo raccoglievano lo stesso tipo di sapienza che poi lui ha fuso
magistralmente in quell'opera inarrivabile che è la Divina Commedia. Perché sceglie la poesia è la cosa che avvicina di più l'uomo a Dio, perché dà molteplici possibilità di significato all'esperienza. Ed è una facoltà tipica della parola, perché è vero che c'è più poesia in un quadro, c'è poesia, non so, in un film o in una qualsiasi altra opera d'arte, ma quella poesia viene detta dalle parole. Sono le parole che dicono a quelle immagini la poesia che hanno. E quindi questa civiltà della parola di cui noi facciamo parte oggi è particolarmente minacciata. I nostri linguaggi non ci raccontano più l'esistenza, l'esperienza umana, lo stato della civiltà, il modo di agire nel mondo. Per questo siamo senza nostri. E per dirla anche lì con una citazione che faccio di Cesare Segre, questa gliela sentì proprio dire, eravamo a una conferenza, io l'avevo invitato, lo stavo presentando una sua biografia e lui sento che dice: considerare la letteratura semplicemente come un oggetto di piacere e di svago non è più concesso dall'entità dell'emergenza in cui oggi viviamo. E questa è la funzione educatrice della letteratura, non didattica o didascalica, peggio ancora, proprio educatrice, una funzione di educazione alla civiltà. Del resto, questo l'ho già detto, però mi è piaciuto così tanto quando l'ho detto che adesso ve lo dico. Mi è venuto proprio dal cuore quando ho presentato il libro per la prima volta. Vi ricordate tutti quell'unica poesia sinovista che Dante non mette nella Vita Nova, che è: Guido, vorrei che tu e l'Apo ed io fossimo presi per incantamento sopra un vaserchio ad ogni vento, per mare andasse, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, è una poesia dedicata all'amicizia, ma è anche il senso della poesia. Perché? Voi ditemi che cosa pensate che sia, secondo voi, l'idea regolatrice in senso positivo di realizzazione umana che c'è nella civiltà. Arrivare in un momento in cui gli uomini sono amici fra di loro, sono in pace, non sono solidali, interagiscono pacificamente, vivono in armonia. Questa è l'idea regolatrice di ogni civiltà, persino della nostra. Anzi, nella nostra diventa quasi un'urgenza politica, perché o così o spariamo dalla faccia della terra. Sì. E quindi questa cosa qui è lo stesso scopo che c'è nella poesia di Dante e nella poesia in generale, cioè raggiungere quel Parnaso, quell'Eden, quel Nirvana, quel luogo, quel canto delle sirene e finalmente avere pace. Penso che sia così. Adesso, se volete, sì, magari leggiamo qualche brano. Allora, c'era un brano iniziale che avevo sottolineato, in cui tu esplichi in parte, ma parzialmente, i tuoi intenti in questo libro. Sì. Cioè, praticamente lo dici nell'introduzione, cioè, a volte fai capire che col passare degli anni, no, i fili della vita si ingarbugliano. Quindi sembra quasi che la vita ci tesse, bisogna bere, malgrado noi, forse è meglio bere in questo caso, perché i fili si ingarbugliano, cioè le esperienze si moltiplicano, sia quelle brutte che quelle belle, sia quelle poetiche che quelle triviali della vita a volte, e a un certo punto uno cerca il tessuto, cerca di farsi un maglione con queste cose. Cerca di intessere questi figli, perché se ne vanno ognuno per... Il mio primo libro si chiamava per tessitura. Tessitura. Sì, infatti, tessitura. E stavo parlando del tessere anche col libro di Lagazzi, quando dice che io credo in un Dio tessitore, diceva Paolo Lagazzi nella presentazione l'altra volta. A me interessa molto questa cosa del tessere, soprattutto perché con la narrativa noi tessiamo la vita. Con la vita siamo tessuti dalla vita. Quindi affinché quel tessuto non ci veda passivi, come un abito mortuario fattoci addosso,
e come dicevo l'altra volta, Dio sarà pure un tessitore, ma se è un sarto ha sbagliato misura con molti, ha sbagliato misura perché ci ha fatto degli abiti, come diceva Leopardi, o troppo lunghi o troppo corti, o troppo caldo o troppo freddo, e non ci ha fatto una vita proprio su misura, se un Dio esiste, ha tessuto. A questo punto tocca a noi. Allora, il narrare, ci fa capire Gabrio, è un ritessere, è un re-immaginare la vita. E mi interessa questa cosa anche dal punto di vista, devo dire, personale, cioè autobiografico, perché poi leggeremo un bel brano di Meneghello sul modo in cui lo scrittore parte dall'autobiografico e poi arriva alla trama. Perché nell'autobiografico c'è caos nella nostra vita. Il poeta cerca un filino di... Montale diceva, non chiederci la parola che mondi possa aprirti, no? Ricordate? Questo possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Però noi vorremmo anche un po' dire chi siamo a qualcuno, insomma, che qualcuno ci ascoltasse. Per cui man mano che passano gli anni, io lo trovo anche nei miei coetanei, appunto, e non solo, c'è questa sorta di rischio del caos, della psicosi, del caos della vita. Cioè tutta questa esperienza che continua a accumularsi, come sabbia, ma dove cacchio sta andando? Cioè ha un senso il collegamento fra questo fatto e quello che mi successe durante l'infanzia? Il processo di narrazione, individuazione, cioè trovare il filo che è proprio... Ecco. E qui credo che nell'introduzione io ho intitolata come, cioè, la trama di una vita. Tutti noi cerchiamo di capire, io parlo di senso ovviamente, il senso, ma molto spesso il narrare contribuisce a farci capire che forse non siamo del tutto gratuiti, che non siamo del tutto abbandonati o reietti, o come diceva Heidegger, non siamo gettati nel mondo. Possiamo anche recuperarci, no? Ecco, la narrativa che tu intendi, o anche la poesia, è una forma di recupero di senso di una vita che molto spesso non ce l'ha, e, o non sembra averlo, oppure ci affidiamo a un Dio che ci dica che senso ha, ma dovremmo essere noi, E quindi in questo senso, sia da questo punto di vista che dal punto di vista di Meneghello, l'autobiografismo è sempre leggermente implicito a ogni tipo di narrazione, ma non deve restare lì, non deve restare autos, deve essere eteros, cioè la tua autobiografia è corale, questo mi piace anche quello, corale. Fare dell'autobiografia corale vuol dire parlare anche a nome vostro, a nome di tutti, altrimenti a che serve se parliamo soltanto di noi. Vivo un tempo di risorgimenti e di ricongiunzioni, un tempo di ritorni, di recuperi, di ritrovamenti. In ogni aspetto della mia vita di ora c'è sempre un riqualcosa che cadenza e libera persino l'apparire dell'inatteso, della novità. Non credo dipenda solo dall'età che ho. Mi pare che c'entri anche un modo di vivere l'età del mondo, l'eone che stiamo attraversando, le sue derive antropologiche e civili, ma forse è in fondo la stessa cosa, un fatto di percezione, di involontaria obbligata sintonia. Il punto è che sono tanti i fili che sembrano riannodare le trame, di cui sono o sono stato parte, sull'ordito della vita e della storia. Quelle più vicine e quelle più lontane. Voci, volti, discorsi, gesti, luoghi, periodi, situazioni e paesaggi. Tutto pare trovar posto, nuovo, già antico, in un disegno che si fa ricco, inaspettatamente variato ed esteso prospetticamente, a occupare lo spazio e a muovere il tempo della mia vita passata e di ora. Non c'è nostalgia, tantomeno rimpianto, figurarsi. Semmai c'è ricostruzione e riposizionamento di tracciati diversi, che d'improvviso si connettono fra loro in un senso che poi appare ovvio e viene riconosciuto. Ricompreso. Tutto appare più chiaro, adeguatamente interrelato, meglio leggibile, e alla fine sembra che il disegno della mia biografia intellettuale e psicologica, che poi vuol dire il mio modo di pensare e di sentire le cose, non possa essere letto o rappresentato più o meno che in quel senso.
Brava Simone. Brava perché è una, scusate, questa è una polemica che io faccio spessissimo, quando mi occupavo di poesia. Soprattutto la poesia, ma anche la narrativa, va letta così come è scritta. Cioè uno non si sognerebbe mai di fronte a uno spartito musicale di aggiungere dai suoni a quelli che ci sono sul pentagramma. Mentre invece quando spesso si legge la poesia ci si mette un carico di enfasi, una sottolineatura di voce, come se da fuori, da come la vivi tu, è già un'interpretazione. Il verso è il respiro del poeta, cioè il respiro che il poeta ha quando dice quella roba lì. E il suono che ha è già scritto in quelle parole, devi far suonare quelle parole lì come delle note, non delle altre che ci metti te. E lei ha letto proprio facendo suonare le parole che io ho usato, quindi questo è bello, perché se no è una specie di frase, non si capisce, si capisce diversamente. Ecco, il brano mi fa pensare, non so se voi ricordate, quando ero piccolo io, c'erano queste figurine giapponesi che si mettevano nell'acqua della vasca, no? E non avevano forma da prima. Mettendo nell'acqua riprendevano una forma, non so se qualcuno se le ricorda. No, nessuno si ricorda, ma nessuno sogna. Sarà stato un mio sogno ricorrente. Affascinante, però. Affascinante, ma non me la ricordo. Dobbiamo approfondire. Una specie di spugna, figurine di spugna, che tu mettevi. Non so se ricordate quando ero piccolo io, perché dovevo ricordarci quando eri piccolo. Perché ero già. Era andato alla scena. Io mi ricordo solo le figure panini. E allora niente. Cacciatori. No, appunto no, ero a Eboli, mi sono fermato a Eboli come Cristo, 5 anni. E lì c'erano queste figurine che si compravano praticamente delle spugne che non avevano nessuna forma, ma messe schiacciate, ecco, schiacciate, messe nell'acqua prendevano una forma. Ecco. Ma dai, quindi, è bello, cioè voglio dire, questa è la metafora di quello che lui sta dicendo. Tu metti nell'acqua del narrare un'esperienza grezza e questa esperienza grezza comincia ad avere l'ordito di cui lui parla, ecco. Perché in sé già la tua potenzialità, seppure tutta accartocciata, però che va scoperta, diventa ciò che già in fondo saresti. Va liberata. Esatto. Tu volevi invece leggere un altro brano? O? No, io volevo. Tu non avevi scelto un altro. Sì, altri due. Allora, uno era quello che scegliete poi. Vabbè, se non coincidono. Cominciamo a leggere un brano del vostro amico di tutti, che era Meneghello. Perché Meneghello dice una cosa, secondo me, molto, molto bella. Ma quando si presentano degli autori, anche a me, la prima cosa che dice, c'è la mano, mi scusi, ma è autobiografico il romanzo? Oh, cacchio. Anche questa volta mi è capitato. Io cosa devo dire? Se dico sì, se dico no, ma si è inventato tutto, Allora devo dire che il mio libro è eterobiografico, io sono etero in tutto, quindi anche nel libro sono eterobiografico, io parlo di me come un altro, di me come un altro, e quindi Meneghello mi pare che dica qualcosa che, per cui tu parti certo da autos, parti da autobiografico, anche lui, Meneghello è autobiografico, ma è splendidamente autobiografico, perché è solo, ma... vai a scrivere un'autobiografia di quel tipo. Quelli sono romanzi, no? Che cosa hanno rispetto a un'autobiografia grezza? Beh, hanno il linguaggio, hanno la potenza dell'immagine, cioè l'immagine fulgorante. No? Mi ricordo quando lessi Libera Nossa Malo, un capolavoro. Comunque ti regaleremo un mare dei mari. Ah, ecco, bravo. Me lo merito, dai. E fare un percorso nel Meneghello zibaldoniano. Ah, bravissimo, grazie. Ma voi quanti ne avete pubblicati in Meneghello? Una? Quattro. Quattro. Il brano era quello a pagina... pagina 180. 180. E parte dal capoverso. È lui stesso che spiega, per esempio, in un passaggio di... Che fate quel giovane? Che fate quel giovane? L'hai pubblicato? Sì. Ah, che fate quel giovane? Ecco, lo so che magari è un po' appeso il brano, si vuole leggere anche prima da dove parte, ma mi sembra che questa sia la parte essenziale. È lui stesso che spiega, per esempio.
Possiamo partire da qui, guarda. Ok, partiamo da lì. Perfetto. La leggo io? Sì, 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 ce l'hai tu. Ah, un po' più forte. Sì, ma purtroppo la voce è bassa. Dovrei stare in piedi, ma mi sento in palazzo. Allora, intratteniamo tutti in Italia un debito di grande riconoscenza con Luigi Meneghello. Tutti gli dobbiamo qualcosa della nostra riflessione, delle nostre scelte e delle nostre scoperte, non solo sul piano strettamente culturale. Meneghello ha sempre detto che scrivere è una funzione del capire, e noi abbiamo imparato da lui che la qualità particolare di una grande scrittura poetica è la sua capacità di catturare ed esprimere linguisticamente l'esperienza, anche la più quotidiana e personale, in modo da trasformarla in qualcosa che possa appartenere a tutti come valore. D'altro canto, tutti sanno che il verbo greco poien, dal quale deriva la nostra parola poesia, significa fare, e che questo comporta che il fare poesia implica la trasformazione attraverso la lingua di un'idea o di un'immagine in fatto, cioè in un grumo di significato da tutti condivisibile, come appunto i fatti. E questo compie appunto Meneghello in ogni suo libro. Egli è in grado di trasformare in racconto qualsiasi episodio della sua biografia e della sua riflessione e di consegnarcelo in virtù di scrittura come un elemento che entra a far parte anche della nostra esperienza, che finisce con l'appartenerci, insomma. È lui stesso che spiega, per esempio, in un passaggio di Che fate quel giovane, è una riflessione che Meneghello fa sul proprio romanzo Bausette, che è un romanzo sul dopoguerra, sull'immediato dopoguerra, e noi abbiamo pubblicato sostanzialmente tre riflessioni di Meneghello sui suoi tre principali romanzi. Su Libera Nossa Mano abbiamo pubblicato il 3 maio, sulle piccole maestre abbiamo pubblicato Quanto sale e sulla Bausette abbiamo pubblicato Che fate quel giorno. Adesso sono tutti nell'opera nel millennio di Meneghello della Mondadori. Allora, è lui stesso che spiega, per esempio, in un passaggio di Che fate quel giovane, questo rapporto fra la scrittura e la realtà concreta della vita. Dice Meneghello, è una citazione, autobiografico è invariabilmente per me il punto di partenza, ma il punto di arrivo non è autobiografico. Naturalmente il mio interesse iniziale per questa materia non è fondato sull'idea che ciò che è capitato a me, ciò che potrei chiamare per brevità la mia vita, sia di particolare importanza. Ah, se scrivessi la storia della mia vita, sentiamo sospirare, quello sì che sarebbe un romanzo. In effetti è credibile che ognuno abbia in sé un libro di primo ordine, la sola difficoltà è scriverlo. Il mio interesse si basa invece sulla convinzione che qualunque frammento di esperienza, della nostra esperienza personale, per ordinaria che sia, contiene gli elementi costitutivi della realtà di cui fa parte. Quasi lo schema iniziale, i semi del proprio significato, una specie di DNA del reale. Il lavoro che cerco di fare è di estrarlo e svolgerlo. Sotto questo profilo scrivere è per me in essenza un esercizio conoscitivo. Per questa ragione i libri di Meneghello costituiscono un esempio unico di che cosa significhi scrivere l'epoca. Il titolo che abbiamo dato a questa sezione di Bergamo Poesia è quel mondo, è quel modo di grande civiltà della scrittura che sa consegnarci gli elementi caratterizzanti delle nostre identità, delle nostre appartenenze e dei processi reali e linguistici che le hanno costruite e che le costruiscono. In una pagina famosa dei Piccoli Maestri lo scrittore afferma che cos'è una patria se non è un ambiente culturale, cioè conoscere e capire le cose. Ecco, in questo senso l'opera di grande scrittore come Luigi Meneghello ci consegna ogni volta una patria a cui appartenere, nella quale poterci riconoscere. A questo, se avete ancora un attimo di pazienza, potrei farvi un esempio di come funziona. No, ma diventa troppo. Sì.
dovrei fare troppi premesse. Vabbè, se riesci a essere... Cioè, nel saggio che io dedico ai piccoli maestri di Meneghello c'è proprio questo tentativo, che i piccoli maestri è il libro che Meneghello dedica alla sua esperienza resistenziale, fatta insieme a un gruppo di studenti vicentini che avevano più radicalità e cultura politica di qualsiasi altra banda partigiana dai tempi dei Maccabei, dice, no? E che salgono in montagna seguendo un maestro che si chiamava Antonio Gioviolo, che poi verrà ucciso durante un'operazione, e costituiscono una piccola banda che poi viene disfatta perché ci sono dei rastrellamenti, poi si ricompone, poi non so. E in questo brano, in questo libro, a un certo punto lui si trova in un bosco, in un momento di sospensione del rastrellamento, in una situazione abbastanza idilliaca, nel senso che lui si addormenta vicino a una sorgente, come se fosse un eroe del boiardo, dell'Ariosto, che invece di avere il brando ha il parabello, il mitra, e si addormenta e sente arrivare tre compagni, ma li percepisce come ombre nel dormiveglia, e questo poi lui lo associa al fatto che dice: del resto sono ombre anche adesso, perché in effetti sono stati fucilati tutti e tre. E quindi in questo dormiveglia gli si deposita sulla mano qualcosa che lui non vuole capire esattamente che cos'è, e pensa, però capisce che è una cicala. E questo episodio della cicala improvvisamente fa scattare una riflessione che porta a qualcosa di definitivo sul suo libro, sul tentativo di dare senso all'esperienza resistenziale scrivendola. E quindi dovrei leggervi questo. Senza riaprire gli occhi, l'autore si accorge che sulla sua mano aperta è venuta a posarsi una cicala, e subito si sorprende a pensare di non aver mai davvero visto una cicala. Ci dice, e vi prego di far caso a come la scrittura di Meneghello afferri intensamente e riveli la realtà vera, esperibile di quelle sensazioni, ci dice che la verità è che non avevo voluto andarla a vedere, per qualche motivo indefinito associato con un senso di sacrilegio. Sarà forse il modo che hanno di gridare, che per un bizzarro effetto di acustica non si sa mai se è una ragnatela di gridi sottili a poche spanne dall'orecchio o un coro abissale grande come tutto il paesaggio. Non c'è prospettiva nello stridore delle cicale, è inutile, deve essere una punta di deve esserci una punta di magico dentro. Quel rumore non è interamente di questo mondo. Penso che si avverte in questo brano, penso che si avverta come sia nel tono stesso della scrittura, la musica direi che essa crea, che ci assorbono in questo come nell'altro caso in un'atmosfera mitica, inafferrabile nei particolari ma intensa e vibrante nell'insieme, quasi una sosta nello scorrere del tempo e un assolutizzarsi dello spazio da ogni specifica contingenza. Le parole, con i loro significati, si illuminano a turno sulla scena del pensiero, ma subito si fondono indistinguibili in un'opalescenza traslucida e un po' arcana, che ci dà il senso dell'esperienza, ma subito ce lo toglie, lasciandocene solo aloni e bagliori che sfumano in una lenta dissolvenza. Mentre leggiamo, ci pare di aver capito, di aver toccato, di possedere il nocciolo duro della cosa, ma appena fuori dalla scrittura non ne siamo più tanto sicuri. Sappiamo, insomma, come Odisseo, di aver ascoltato il canto delle sirene, ma poi ci accorgiamo di non saperlo raccontare. Esso rimane tutto dentro la scrittura che ce lo ha rivelato, e la sua sostanza intima e ciò di cui è fatta, fuori di lì si disfa. Ma anche la scrittura deve fare i conti con quanto resta di inesprimibile e che essa può comunicare solo per associazioni di pensiero, in chiave cioè di allusione, di richiamo misterioso, di mera risonanza,
di significati. Questo difficile passaggio è risolto in modo straordinario da Meneghello nel passo a cui mi sono riferito, che l'autore conclude accordandolo con la diversa sinfonia generale che sta svolgendo nel suo romanzo. Aspettate che adesso... È quello che accade alla conclusione del racconto sull'apparizione della cicala nei Piccoli Maestri, dove il raccordo tra la rappresentazione di quell'episodio e il discorso globale del libro sul senso dell'esperienza partigiana avviene di certo ancora sul piano della costruzione conoscitiva della scrittura, ma qui si carica più esplicitamente dell'incertezza del giudizio che investe non più soltanto il senso dell'esperienza in sé, ma il particolare valore etico-politico di un'esperienza che si svolge nella storia e che è perciò da altri condivisa, anzi, se ha senso, ce l'ha proprio in quanto condivisa. La cicala deve essere senz'altro greca, dice Meneghello. È impossibile che i greci non abbiano sentito quanto misteriosa è la cicala. E per i misteri avevano un orecchio incredibile. Come si dirà in greco cicala? E quanto antica è biologicamente? Più antica dell'uomo, del cane? Perché non ci segnano a scuola queste cose? Vigliacchi, traditori, mi dicevo. Pare che lo facciano apposta a non insegnarci le cose interessanti. Almeno ci insegnassero sul serio il greco. Così riflette nel dormiveglia l'autore, che sente ancora la presenza dell'insetto misterioso mandato dagli antichi dei a posarsi sulla palma della sua mano. E sentite che trapela con forza il sentimento di essere stato tradito. Gli hanno insegnato cose inessenziali e false. Lo hanno espropriato della possibilità di accedere alla verità dell'esperienza delle cose. Il pensiero non è stato attrezzato a coglierla, quella verità. È l'illuminazione di un attimo che le voci di tre compagni giunti alla sorgente interrompono e fanno svanire. Ma ne rimane un alone sulla realtà che l'autore ritrova svegliandosi. Infatti, essa gli appare chiara. E così appare anche a noi, se non nel pensiero di allora, almeno nella scrittura che ha provato anni più tardi a registrarne il corso. Di quei compagni scrive Meneghello che, sentendone solo le voci, mi parevano in un'altra sfera di realtà, come dei fantasmi che parlassero. E del resto si dà il caso che, essendo morti tutti e tre, in complesso sono fantasmi anche adesso. Ricorda di essere rimasto lì, a occhi chiusi, senza chiamarli, e quando si furono allontanati di aver guardato nella palma della mano dove non c'era più nulla. Quando si chiude la mano, rammenta di aver pensato, si prende un pugno d'aria. Sono rimaste le voci di quelle ombre dei compagni e il vuoto della loro scomparsa. Non è difficile intuire che qui si anticipa il sugo che nel libro si viene cucinando sul senso complessivo della lotta partigiana, condotta dalla singolare squadretta dei Piccoli Maestri. Esso non è forse ancora pensato e dichiarato, ma la scrittura lo conosce e vi allude. Il senso di quell'esperienza è nel come essa è stata vissuta e condivisa. Non è qualcosa che venga da fuori, a posteriori. Non è qualcosa di separato, dirà Gigi stesso in quanto sale, ma l'esperienza stessa. E subito aggiunge, purché ovviamente si riesca a esprimere e a comunicarla. Quindi, se ho capito bene, il senso dell'esperienza è nell'esperienza stessa, ma anche nella scrittura che sappia comunicarla, che sappia cioè farla sentire come propria anche a chi non c'era. Se le cose stanno così, allora mi comincio a spiegare cosa ci sia di originale e unico per me nella qualità letteraria della scrittura dei Piccoli Maestri. Un piccolo reparto di studenti vicentini, quasi sempre in numero di 12 come gli apostoli, uniti dalla figura del loro maestro, da una sorta di irriducibilità etica a ogni manifestazione della retorica, della falsità e financo dell'approssimazione. La squadra di fucking bandits, impegnata soprattutto ad organizzare in privato per rivalsa una ricerca sulla natura del mondo. Quei quattro gatti che si sentono continuamente inadeguati all'altezza del compito che si sono dati da soli, ma che non potevano non darsi e non svolgere poi con tipico piglio perfezionista. Quel gruppo di amici reciprocamente inflessibili, che non si perdonavano nulla, mobilitato alla continua scoperta e alla difesa strenua della verità delle cose. Quei piccoli maestri che la scrittura di Meneghello continua a consegnarci presenti e vivi nei luoghi e nei tempi mitici che hanno plasmato
e intriso la loro umanità. Loro, insomma, continuano a dirci quale sia la dignità dell'esperienza umana sotto ogni cielo. E il valore dell'esperienza sta nella sua condivisione. E la vicenda dei piccoli maestri è la storia di una profonda e formante condivisione di momenti straordinari e drammatici nel destino dei protagonisti e del popolo a cui sentivano di appartenere. Ma in quella natura si rispecchia anche la qualità intrinseca della scrittura di Meneghello, la capacità di far condividere a chi legge il senso profondo dell'esistenza di tutti, scavato e rivelato per quanto vi è di esso, vi è in esso di esprimibile, nell'esperienza di quei giovani uomini, in quei tempi ormai lontani, fino a farci sentire quasi il rimpianto di non esserci stati. Cioè, la resistenza ci è consegnata come esperienza civile dalla scrittura, che trasforma quell'esperienza in un'esperienza condivisa da tutti, esattamente come il canto delle sirene o come Dante Alighieri. Regnante non celebrativo, né autocelebrativo. Allora, volevo un attimo tornare al nucleo centrale di questo libro. Io ti avevo indicato un altro brano, Simona, da leggere, sì. Che adesso comunque ho perso, non so se l'abbiamo già letto noi. No. No, ricordi qual era? Perché, aspetta, abbiamo guardato prima. Questo caso che poi volevo leggere qua. Spero di ritrovarlo ora, perché mi ha fatto il segno. Perché poi volevo farti leggere invece, se abbiamo tempo, poi potete intervenire quando volete voi. Il brano in cui tu parli di una generazione, no? Perché poi è anche interessante la tua vita, io ti conosco adesso, è anche molto di ora, e vedere un po' questa generazione, che differenza ha rispetto alle altre che sono venute, quante ne sono venute ancora? Molto rispetto forse alla questa poesia. Sì, allora era questa, quindi era quella sul rapporto gesto-parola. E poi poesia e politica. Sì, allora prima voglio leggere un attimo io queste quattro righe che mi hanno, secondo me possono essere le righe centrali di questo libro, anche per capire il titolo, perché il titolo, ricordiamo, che è Odissei senza Nostos. Allora, siamo dispersi, dice Gabrio, senza meta, quindi lui sta parlando adesso dei moderni, noi siamo dei moderni Odissei senza Nostos. Siamo dispersi senza meta e vaghiamo senza nostos. Il nostro desiderio non è nostalgia, il dolore del ritorno, è afflizione per l'assenza di un ritorno, che si possa narrare però. Quindi afflizione per un ritorno, assenza dell'afflizione, afflizione per l'assenza di un ritorno, e questo ritorno è collegato al narrare, un ritorno che si possa narrare. E conclude: e il desiderio di un racconto non è altri che la nostalgia di un destino, quello che dicevo prima, dell'aspirazione a un senso della storia che le sirene, ormai mute, non ci svelano e neppure più ci inducono a ricercare. Quindi, se il canto delle sirene era, come dire, l'antidoto al ritorno da una parte e al rientrare nella storia dall'altro. Era quell'eternità che ti fa dire: va bene, ormai questa è la vita. Questa è la vita. La vita è affondare nell'attimo, nel presente, affondare nella morte. Perché sostanzialmente, se tu non vai più avanti, si potrebbe dire in questo caso, come Odissei, chi si ferma è perduto. Cioè, tu praticamente ti innamori, in quel caso, dell'abisso, appunto la famosa messa nell'abisso, e quindi sostanzialmente quello che dicevo, poi Freud sostanzialmente, questo è la dolcezza di Thanatos, è la dolcezza del morire, il canto delle sirene, ossia di affondare nell'eternità, basta, io non resisto più, non lotto più, non torno più, perché lì è già ritorno. Cioè, diciamo che le sirene indicano un ritorno senza fatica. Calvino dice che gli Odissei, forse le sirene forse cantano l'Odissea, per cui se Odisseo ascolta l'Odissea non c'è più bisogno di dicevo, se le sirene posso fare una sì, un attimo, finisco. Se le sirene ci cantano la trama, ci conviene sentirla? Se le sirene ci cantano il nostro destino, ci conviene sentirla? O quell'esperienza del sapere il nostro destino è già un morire?
perché non c'è altro, perché non c'è storia, perché non c'è racconto, perché non c'è il viaggio di ritorno, neanche il ritorno è quello. È come se le sirene appunto dicessero: torna in questo utero, regresso salutero, cioè torna in questo utero, ossia torna nell'origine che è anche morte. Non andartene più, eroe. Lui cita il mito dell'eroe. La mamma che dice: non andartene più, eroe, stai qui, stai qui. Che io ti incanto col mio canto. E tu pian piano ti addormenti, ma non ti risvegli più. Questo è un po', diciamo, Ecco, allora, c'era Nino, poi magari leggiamo questo brano su Poesie Politiche. Io ho un dubbio iperbolico. In fondo anche Ulisse non è tornato. O meglio, è tornato nello stesso luogo fisico, ma sua moglie aveva 20 anni di più, ha lasciato un bambino, ha trovato un adulto e ha trovato 50 cose che ci stanno mangiando. Quindi, quindi è tutt'altro contesto, non è tornato. Che cosa fa? Certo, la vendetta, eccetera, e questo chiama il senso di giustizia e via dicendo, però vorrebbe riportare la situazione, no, della sua casa a com'era prima, ma quando l'ha riportata com'era prima, uccidendo i proci, prende e se ne va ancora. Evidentemente questa cosa non lo soddisfa più. Ecco, voglio dire, non siamo soltanto noi moderni a essere senza ritorno, ma la specie umana è sempre stata senza ritorno. Da qui l'idea, che riprendo da te, l'idea della spirale, cioè questi anelli che si susseguono, per cui c'è una continuità, ma ogni anello è diverso dall'altro, c'è anche la trasformazione. E noi possiamo ricostruire la storia appunto attraverso anche, ecco, l'immagine della spirale, con una, credo, forse unica gigantesca eccezione, che a un certo punto negli ultimi 50-60 anni, insomma, batte la pesca. La spirale si interrompe. La specie umana nel complesso chiude il suo rapporto col metafisico, che era ben presente, per esempio, nell'Odissea e nell'Iliade, la commistione fra mortali e immortali. In fondo Circe è un immortale. Nausicaa è un immortale e si mescola il suo sangue col mortale. Ecco, questo rapporto che poi si trasforma in filosofia, poi, no? Insomma, fino a Hegel, no? E anche oltre. Ecco, con Heidegger no, perché lì, ecco, la rottura diventa. Ecco, questa rottura è la rottura definitiva. Cioè il mondo viene, ecco, declinato al presente, il passato non esiste più, il futuro non esiste ancora, muore anche l'utopia, e oggi infatti non c'è più alcuna, ecco, utopia possibile né pensabile. Allora, una storia senza ritorni e senza rapporto col metafisico diventa un'altra storia. Ecco, non so se mi sono spiegato. Sì, sì, lui, lui parla, perché non ha un passato, non ha un'origine. Una storia che si basa sull'origine, mentre noi sì. L'origine nostra oggi è internet. Esatto, noi nasciamo lì, tutto il resto non c'è più. Scusa? Com'è? In che senso, scusa? Nel senso che non c'è più nessun rapporto col metafisico, nessun rapporto con l'utopia, lo stesso linguaggio è declinato al presente,
più drammatica. Però non voglio continuare. No, queste cose. Su questo non sono d'accordo. Ma naturalmente c'era normale. Però Carlo voleva dire una cosa. Internet è un grandissimo mezzo di comunicazione. Non sono stato immunizzato. Si può portare anche al metafisico, se tu lo usi in un certo modo, perché ti permette di volare oltre la realtà sensibile, quindi questo già ti adesso rimaniamo con i piedi per terra, perché altrimenti ci inoltriamo in un discorso. Una per cosa caso la chiedo, sì, prima Carlo. Brevemente. Allora, brevemente. Le sirene non sono solo la regressione, la nostalgia, diciamo, non sono solo la dimensione che interrompe la storia e quindi la tensione verso la morte, verso Thanatos, no? In fondo, qui non si è detto, no? Ma intanto viene messo in scena il potere del femminile, no? Del femminile archetipico, perché le sirene sono quella dimensione. Perché sono tutte delle signore. Appunto, sono tutte delle signore, no? Quindi cioè, entra in campo anche il potere ambivalente di dare la vita e dare la morte del femminile, no? Però le sirene sono anche l'ispirazione, perché l'ispirazione, infatti, c'è tutta un'ampia letteratura, no? Sulla parentela fra le sirene e le muse, no? Certo. Quindi non è che sono solo la mamma che ti ingloba e ti fa morire, sono anche lo slancio. Tu l'ha detto lui, ma è per controbattere, cioè per buttarvi la mia, insomma, sì. No? C'è tutta questa dimensione in fondo sono anche l'utopia, sono la bellezza, sono la bellezza del canto, cioè c'è tutto questo, per quello che Kafka dice sarebbe peggio non sentirle, no? Poi certo, trovare il confine, no? Su cui devi ascoltarle ma non troppo, cioè devi, però ecco, le sirene direi che simbolicamente rappresentano questa linea di confine mai definita che dalla vita e dalla morte, no? Perché cioè, non c'è l'utopia, non c'è, sì, però le sirene sono l'utopia, no? Le sirene sono quell'oltre di cui abbiamo una tremenda paura, ma di cui però non possiamo neanche fare meno, perché sennò arriviamo nel prosaico tremendo che stiamo tanto vivendo. Tanto è vero che ci facciamo legare per ascoltare. Tanto è, appunto, il problema sarebbe farsi legare, non lo so, insomma, no? Però, insomma, ecco, volevo dire solo sì, questo. Sì, no, volevo tanto aggiungere, siccome l'ho detto io questa cosa qua, in effetti, appunto, io ho detto che le sirene, insomma, rappresentano la madre morte che assorbe. Cioè diventa il canto delle sirene diventa comunque nutrimento originario del poetico, lui appunto lo dice, ma come ritorno impossibile. Cioè praticamente quel canto può essere ottimizzato paradossalmente soltanto se lo tratti come mistero. Perché altrimenti se ti tuffi lì dentro, allora finisce come dico io. Se tu, come fa appunto Ulisse, Lo prendi come energia, come dire, silenziosa, come energia originaria, come lo specchio della medusa praticamente, tu allora puoi trarne utilità, diventa nutrimento, come in Kafka, no? Diventa nutrimento qualcosa soltanto se tu non ci affondi dentro. No, no, certo. La mia interpretazione del Thanatos rispetto a quella... si concilia con la tua dell'origine del canto e delle muse, giustamente. Sì. Non puoi mai guardare in faccia al divino, come diceva lui. Puoi mai guardare in faccia al divino, però devi sempre mirarlo. Quindi quella distanza che passa, quello è il viaggio, è la distanza che passa fra l'ineffabile, o il sangue degli dèi, appena tu mescoli il tuo sangue con quello degli dèi, o con quello delle sirene sostanzialmente, e lì è la morte, questo voglio dire. Cioè se tu mantieni la distanza il rapporto con le sirene diventa creativo. Dicevi? No, non c'era lui. Io volevo dire. Ah, scusa Sergio. Allora, ho seguito questo discorso con grande interesse, perché soprattutto è stato un viaggio dall'epica alla poesia, e soprattutto toccando molti temi, forse tra questo un tema abbastanza toccato, anche quello del viaggio d'Ulisse, riguardo a quello che tu dicevi, Ulisse viaggia, forse si ritrova proprio quando si perde, il ritorno non è poi così essenziale. Parlavi anche del concetto di patria, io questo concetto l'ho sempre sentito come una forte imposizione.
di cioè, appartenenza. L'appartenenza è qualcosa che secondo me è molto più individuale, perché uno può anche decidere di non appartenere. Cioè, tutto sommato, il senza patria, il senza radici, è anche un modo per dire io ho ali, io volo, io non ho radici. Cioè, non è così necessario, secondo me. Ulisse invece le radici ce le aveva, perché comunque tutto il suo viaggio riporta e punta sempre a Itaca. Quindi, secondo te, pensavo anche a un altro autore che parla spesso di viaggi, non so se conosci il regista Wim Wenders, in qualche maniera è quello che mi ha fatto amare il cinema, perché per lui il viaggio, soprattutto nei primi film, Falso Movimento, prima del calcio di rigore, Alice nella città, il viaggio cominciava ogni qualvolta si verificava una rottura dentro la persona. Infatti uno dei temi era la frontiera, che viene quasi superato, per esempio in Lisbon Story, quando si dice niente più frontiere in Europa. E allora, quello che ti voglio dire, il senso del viaggio. Il viaggio può avere un senso in sé, ha senso quando c'è un ritorno. Ed è così necessario un senso di appartenenza, uno può decidere anche di non appartenere. Allora, due cose, una per le cose che diceva lui, scusami, dite i nomi. Allora, Nino e Sergio, e poi c'è Roberto che voleva parlare. Chi? Roberto voleva parlare. No, dopo. Allora, la prima questione, la questione del ritorno. Allora, il ritorno, in realtà, nessuno mai ritorna uguale a come era partito, nello stesso posto dove era, da cui è partito. Il viaggio trasforma e mentre tu ti trasformi, si trasforma anche il luogo che hai lasciato. Quindi il ritorno di Odisseo non è un desiderio di tornare a come era prima della guerra di Troia, ma è un ritorno che ricostruisca la sua appartenenza alla sua storia, a farlo diventare protagonista della storia, da cui è stato cacciato fuori dagli dèi, dalle forze ostili, addirittura dall'amore di Calipso che lo voleva rendere eterno purché non se ne andasse più dall'isola di Ogigia fuori da ogni rotta. Lui vuole rientrare nella storia e riessere protagonista della sua storia. Non fa quello che non succede quello che era successo prima. Deve affrontare il conflitto dei proci, deve fare la prova dell'arco, la prova del letto, ricostruire un rapporto col padre. E poi, quando affronta i genitori dei proci, Minerva, Atena, scende e gli dice: adesso basta, adesso è il momento della pace. È ovvio che c'è la profezia di Tiresia dell'ultimo viaggio, che dovrà andare fino a quando incontrerà un popolo che non conosce il sale e scambierà il suo remo per un ventilabro, cioè lo strumento agricolo, e allora in quel punto lì lui si fermerà e diventerà pastore di popoli e avrà una vita felice. Ma l'ultimo viaggio in realtà è una tensione, non è nell'Odissea, è una tensione che l'Odissea lascia aperta perché appunto se il ritorno vuol dire la fine, il ritorno è la morte, ma il ritorno nell'Odissea non è la morte, è la ricostruzione della possibilità della vita. In questo senso la spirale che passa. Poi, per quanto riguarda il viaggio è vero che ha senso in sé. Adesso non mi ricordo come si chiama. Beh, la vita stessa è un viaggio. Sì, che dice... viandante, non ha scopo il tuo viaggio, il tuo scopo è il viaggiare. Questo viaggiare però non esclude l'appartenenza, perché il tuo viaggio ha senso se tu lo comunichi. E se non ritorni da qualche parte dove qualcuno ti ascolta, tu non lo comunichi. Questo è vero. E quindi bisogna tornare. O lo comunichi attraverso internet. Sì, certo, però anche lì ovviamente ti riferisci a degli interlocutori internet possibili che rappresentano. La patria io non la intendo proprio come nel senso retorico della patria. La intendo, come diceva Meneghello, come l'idea di una serie di
di relazioni e di valori e di scoperte e di piaceri che condividi con altri. Quella lì è la mia patria. Cioè, non so, io mi sento più patria con i miei amici slovacchi che non con il mio vicino di casa.